Raga, buongiorno. Allora, questo video è un po' particolare. Prima settimana per me di lavoro sotturno di notte. Magari qualcuno mi dirà, lo faccio da una vita. Io no. Quindi cercherò di capire con voi come affrontare questa cosa. Allora, non mi è passata malissimo la notte, c'è stato un attimino un calo di energia mentale alle 3, dalle 3 e mezza alle 4 circa, ok? Il turno di cui sto parlando è quello di 10 di sera fino alle 6 del mattino. Sono arrivata a casa, tutti a dirmi adesso chi già l'aveva fatto, adesso si fa una doccia e si va a letto, nel senso ognuno a casa sua, premetto. E sono arrivata a casa, ho fatto la doccia, mi sono messa a letto, ma non ho chiuso occhio. Sono stata a letto, sono arrivata a casa in pratica alle 7. Cioè a letto alle 7 in tempo di fare la doccia e mi sono infilata lì e nulla, alle 9:20 ero così, provavo a ascoltare video, ci sono dei video che qui su YouTube che quando voglio dormire, cioè, mi fanno veramente come ad alcuni da TV, no? Questo sottofondo e ti aiuta proprio a dormire, il classico video che di solito uso nel pomeriggio normalmente, niente. Ho anche rimandato un appuntamento delle 2:30 che avevo spostato appunto perché avevo cambiato orario, ma l'ho rimandato perché ho detto se mi prende sonno poi a quell'ora, io come primo giorno non so ancora esattamente come finirà, quando mi addormenterò, quando no, quando sì. Oh, io sono qui, mi sono messo a fare le cose, sono uscito, sono andata alla posta. Niente, tra un po' vado a preparare pranzo, vado un attimo a fare l'autista, no? Un pischelletto che dorme qui nella stanza accanto e nulla, io cerco di aggiornarvi per capire come andrà a finire questa settimana. Ok, per il momento così. Ma poi la pancia fa, cioè, stranissimo, vedo delle bucate, è veramente come il primo giorno, non ci ho capito nulla. Vabbè, vediamo domani. Ciao. Giorno 2, sono in pigiama e anche rovescio. Ce l'ho fatta a dormire, però mi sono messa sul divano, mi sono voluta fregare mentalmente, ho detto io sto sul divano un attimino, mi sono messa a guardare il telefono. Boh, botta secca. Quindi mi sono svegliata alle 11. Ora vediamo se riusciamo a ridormire il pomeriggio. Scusate l'ombra del telefono, ma sto andando a cambiarmi, lavo il pigiamone. E nulla, quindi per ora secondo giorno sì, però ragazzi, mamma mia, il mal di testa, la cervicale che per il momento prende. Vediamo, se si riesce a risolvere anche questo. Secondo giorno pronta per il secondo pisolino, ma la vedo dura perché non ho sonno. Sono le 6 circa, dovrei dormire un paio d'ore. Mistero della fede. Proviamoci. Bellini, gli uccellini che cantano. C'è un sole, si sta da Dio fuori. Ci provo, buonanotte. Vi aggiorno domani. Questa volta è andata ancora diversamente. Terzo giorno. Scusate il pigiamone, ora ho 2 minuti per fare il video e per vestirmi e andare al lavoro. Sì, questo look. Vabbè. Allora, sono arrivata e sono andata a letto subito. Ho dormito fino a mezzogiorno stavolta. Alle 7 e mezzogiorno addirittura ho fatto le cose di pranzo, eccetera, eccetera. Oggi mi vedo due occhiali particolarmente pesanti. Vabbè, mi sono ributtata sul letto. Avevo proprio sonno, una stanchezza, ma anche stanotte non l'ho passata bene. Ero veramente stanca, stanca, stanca anche durante il tempo che lavoravo, a differenza dei primi 2 giorni. Però ho detto se dormo ancora diritto è un casino, cioè mi sentivo proprio incasinata riguardo le spalle, riguardo tutto quanto. Mi perdo, ne approfitto per pettinarmi. Pettinarmi, non sono mai pettinata. E nulla, quindi oggi botta, botta secca, mi sento stanca, ma sono comunque andata a camminare. Cioè stanca di spalle, veramente. Boh, vediamo. Non so se è proprio il tipo di lavoro che sto facendo questo momento, questo periodo, oppure
la stanchezza del lavoro notturno. Boh, questo non lo so, o tutti e due insieme. Comunque per il momento è tutto, sono andata a camminare fino alle 7, ce l'ho un pochino prima e vediamo se oggi funziona meglio. Belli i miei topoloni. Allora, ho già mangiato un panino, ma finito adesso. Ho già mandato un messaggio a Luigi Radio e lo hanno letto, sarà la settima volta, non lo so, mi sono dimenticata. E non ho letto, scusa, era un vocale, scusatemi, era un vocale. Quindi mi sono ascoltata la radio mentre rientravo a casa dal lavoro. Ogni volta questa settimana devo guardare sul telefono che giorno sia, perché lo dimentico. Ho riguardato ora e è venerdì 7 giugno. Ho sonno? Sì, ni. Ora se mi butto giù e ascolto qualcosa di melanzo, di noioso, ho un paio di canali YouTube che metto, cioè quando sono particolarmente stanca ma non so se mi addormento, allora sento queste voci. Magari qualcuno lo fa anche con me, essere utili anche in quel senso lì, quando hai bisogno di dormire ma non ce la fai, è utile anche magari in questo tono molto molto pacato. Allora, vi ripeto, oggi provo ad andare a letto. Ieri è stata ancora diversa la giornata, non sono riuscita ad avere una cadenza di sonno regolare. Il video è fatto anche apposta per cercare di capire con voi e magari consigliare chi deve fare questo tipo di turno. E magari c'è anche chi lo fa da una vita e mi dice: ma io ho sempre fatto così e cos'ha? È che andai un pochino a informarmi anche riguardo al sonno, non ho fatto un giorno uguale all'altro, ma anche di una notte uguale all'altra, magari ce n'era una, ero molto più sveglia. Stamani sono partita malissimo le prime due ore, facevo una fatica, ma proprio fisicamente, ho detto addio, ci risiamo, e finì. Poi dopo un paio d'ore, non so, improvvisamente mi sono sentita meglio. E niente, quindi alla fine la mattinata è, insomma, continuata bene e nulla. Allora, io che consigli vi posso dare? Di seguire l'istinto. Sto mangiando di più, sto mangiando di giorno e sto mangiando di notte, perché sì, noi abbiamo la pausa ogni due ore e quindi mangiare qualcosa di solito aiuta a non abbioccarsi. Quindi mangi di giorno, mangi di pomeriggio, mangi di sera, mangi da ogni ora. Sto levitando proprio, non sto levitando come si chiamava? Reagan dell'esorcista, ecco, non come lei, sto lievitando, ho sbagliato, sto lievitando per così. Questa mattina avevo una maglietta particolarmente bucata perché sono magliette che dà l'azienda e a volte no, strusci di qui, strusci sul tavolo, strusci di qua, strusci di là, strusci sui bancali, sui pezzi di legno di qua di là, insomma. Ho fatto caso che questa panciottina che a forza di mangiare sta devo andare a letto, sto dicendo che ripetevo levitando, vabbè, ho la pancetta che è un dirigibile. Ok, la smetto e nulla, quindi ora boh, vediamo. Oggi è il penultimo giorno e che poi è lo stesso giorno, perché adesso è un giorno, ok, ce la posso fare. Oggi è venerdì 7, stasera quando arrivo dal lavoro è sempre venerdì 7, quindi finisco il giorno e inizio lo stesso giorno. Ecco perché mi imbroglio tutte le volte, devo guardare l'orologio e vedere che ore sono. Sì, e vedere la data. Oddio, sto smattando, sì, forse è meglio che vado a... Sì, là, è meglio che vado a letto, se vado a... Vediamo domani per questo strano video un po' pazzerello,
ma che volevo condividere con voi la mia prima settimana di notte. Yeah! Se ce la faccio a fare questa, bimbi, posso conquistare la luna. Ok, la smetto di fare questi discorsi, la smetto. Vado a vedere di riposarmi un po'. Ciao!